non ci piace la riforma, anche questo vorrei chiarire, perché qualcuno pensa abbiamo detto sì alla riforma. No, questa riforma non ci piace. Ma mentre a dicembre del 2019 potevamo permetterci di fare un ragionamento e dire questa riforma non ci piace, quindi assolutamente no, oggi siamo dopo un anno in cui abbiamo una crisi pandemica che ha investito tutta l'Europa, un anno in cui l'Europa ha dimostrato di essere in grado di mettere in campo strumenti nuovi, il recovery fund e tutte le altre patti di stabilità sospeso, la BCE che acquista i titoli di Stato, quindi tutta una serie di misure dimostrando quindi anche diciamo, l'inefficacia dello strumento MES. Quindi oggi noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare alle cose che possiamo fare dopo, per cui questa riforma è un modo un po' per chiudere un capitolo e abbandonare questo vecchio MES, ma anche questo nuovo, che ripeto non è che cambi molto, non ci piace neanche questa nuova configurazione, per parlare di futuro. Un saluto a tutti i nazionalisti arcaici. Oggi intervistiamo il sovrano per diritto divino del Ciociaristan meridionale, per chiedergli lumi su questa affermazione del piccolo Vito Crimi, Nal. Cara e bella Leda, hai fatto benissimo a definirlo piccolo Crimi Nal, questo esponente del Movimento 5 Stelle che si è proposto sulla scena politica italiana con un partito che voleva realizzare una palingenesi sulle parole d'ordine della trasparenza e della chiarezza. E vediamo come sta andando. Allora, cosa dice il Crimi Nal? Dice: noi siamo contrari all'utilizzo del MES, e certo, perché devono mantenere la posizione che hanno preso durante la cavalcata che li ha portati fino al 33%, non possono, come dire, sputtanarsi più di tanto. Oggi dobbiamo guardare avanti, e questa è la parola chiave, la frase chiave, e abbandonare il vecchio MES, ma anche quello nuovo va riformato completamente. Dopodiché minaccia i suoi compagni di partito dicendogli: guardate che se non votate e non approvate la riforma del MES si va a casa. E mi pare che Luigi Di Maio, Gigino, abbia detto che lui sarà comunque rieletto, gli altri no. Questa pare che sia un'altra affermazione di un altro esponente epomino del Movimento 5 Stelle. Insomma, la situazione è questa. Ma andiamo a spiegare quello che ha detto veramente Crimi e che non dice, non spiega agli elettori, il partito della trasparenza e della chiarezza. Oggi dobbiamo guardare avanti. Significa che il vero obiettivo è il Recovery Fund, per ottenere il quale viene chiesto all'Italia di non fare un atto di disobbedienza, perché non approvare la riforma del MES sarebbe di fatto questo, un atto di disobbedienza verso l'Europa dominata dall'asse franco-tedesco, soprattutto dalla Germania, la quale deve farsi garante di questa erogazione di fondi di cui l'Italia ha un estremo bisogno oggi, dopo 9 mesi di una politica folle sulla questione del Covid, che ha prodotto come minimo una caduta del PIL del 10%. Tra l'altro, tu sai bene, cara e bella Leda, come la penso, e osservo che c'è una relazione fra la necessità dei paesi di deflazionare per via sanitaria e la crudezza dei provvedimenti che sono stati presi per indurre questa deflazione. Se noi avessimo agito come hanno agito due paesi che mantengono una indipendenza a livelli dignitosi come la Svizzera e la Svezia, avremmo avuto una caduta del PIL minima, oggi non dovremmo andare ad inginocchiarci davanti alla Germania per essere aiutati. Ma è anche vero che questa deflazione, conseguenza della caduta del PIL, è
comunque necessaria per motivi macroeconomici di bilancia dei pagamenti, cioè gli italiani devono accettare di impoverirsi, di avere meno servizi, di guadagnare di meno, di subire espropri patrimoniali, rinunciare alla sanità, a una buona qualità dei servizi sanitari, lavorare più a lungo, avere pensioni più povere, per poter stare al passo con la Germania, riequilibrare i rapporti commerciali con la Germania, e solo a queste condizioni la Germania si fa garante di questo prestito. Ora il problema qual è? Che noi siamo entrati in Europa, nell'Europa, con l'idea di far parte almeno del direttorio, cioè l'idea era quella che in Europa, a parte l'Inghilterra, che è sempre stata per conto suo, l'idea era che in Europa i tre paesi che contavano fossero l'Italia, la Francia e la Germania. Chi ci ha portato in Europa ha sbagliato la scommessa, non è stato capace di trasformare il paese per permettergli di giocare una partita che io respingo, comunque però basata sul principio della concorrenza, e viva Dio! La classe politica che ha scelto questa scommessa, e cioè di sfidare sul piano della concorrenza i grandi paesi europei, ha fallito dal punto di vista della capacità di gestire, organizzare la vita economica del paese. E adesso il risultato è che noi dobbiamo inginocchiarci, pagare noi, popolo lavoratore, un prezzo altissimo, per avere i 200 miliardi del recovery fund, e naturalmente il piccolo Vito Criminal non può sottrarsi, lui, il suo partito, questa maggioranza non possono sottrarsi all'obbligo di un atto di sottomissione. È una scelta, peraltro, quella di accettare il recovery fund, estremamente pericolosa, perché noi non sappiamo come andranno a finire le cose dall'altra parte dell'Atlantico, dove la partita fra Trump e i democratici è ancora una partita aperta. E non sappiamo quale sarà l'atteggiamento della prossima amministrazione americana davanti al fatto che la Germania, facendosi garante di questo enorme flusso di fondi che dovrebbe salvarci, salvarci da cosa? Dal disastro combinato dal governo giallorosso. È ovvio che la Germania, attraverso questo meccanismo, si protende verso l'Italia in qualche modo incorporandola, andando oltre quello che è l'assetto attuale dell'Unione Europea. È una specie di semiannessione, quindi una proiezione anche geopolitica della Germania che si allunga sulla penisola italiana. E gli americani staranno a guardare? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Io non lo so, ho la sensazione che uno degli esiti più drammatici e tragici di questa folle avventura gestita da questa incapace borghesia cotoniera, che è essa che ha fatto la scelta di portarci in Europa, e beh, l'esito tragico possa essere quello di vedere l'Italia trasformata in un campo di contesa fra le speranze revanchiste, questa volta non francesi, tedesche, e gli Stati Uniti, che ovviamente non staranno a guardare, non accetteranno di buon grado, ma guarda, te lo dico Leda, sia che vinca Trump, sia che vinca Biden, gli Stati Uniti non potranno accettare di buon grado che la Germania allunghi il suo braccio sull'Italia.
Questa è la drammatica situazione nella quale ci troviamo, e il partito della trasparenza, il partito della chiarezza, ecco, gioca così, dice queste cose attraverso il suo capo politico. Dobbiamo guardare avanti e abbandonare il vecchio MES, ma anche quello nuovo va riformato completamente. Ma siamo contrari all'uso del MES. È una cosa veramente. Una frase schizofrenica, eh? Da doppio legame alla Gregory Bateson. Un saluto, cara. Un saluto a tutti i nazionalisti arcaici, da me e da Piddu.